Mi vedete con un trucco abbastanza pesante, ma perché stamattina vi ho registrato in Get Ready With Me con la spiegazione di come realizzare uno smokey eyes. Quindi se non l'avete visto, lo trovate nel video precedente. Dato che ci sono, ho una tavola imbandita di pro, ti direi di iniziare subito. Quindi mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così avrete una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Preferiti di luglio. Devo mettermeli tutti davanti, se no ne dimentico qualcuno. Tu non ti puoi rompere che sei uno smalto. Tre preferiti di luglio, ho tre prodotti che mi sono stati offerti da Estée Lauder Italia. Due per la notte e uno per il giorno, e questo l'avete visto anche nel Get Ready With Me perché la sto usando tutte le mattine anche come base trucco. Ed è una crema sorbetto ottima per pelli da normali a miste. Si assorbe veramente in un attimo, lascia la pelle idratata per oltre 72 ore. Ma allo stesso tempo fa in modo di non lasciarla unta né si lucida, leggerissima, è una crema fantastica per l'estate. Gli altri due prodotti invece sono trattamenti per la notte. Questa è una maschera 3 minuti, velocissima, quindi da fare la notte veramente pratica, ed è una maschera detox purificante. Questo è il colore. È una sorta di verdino chiaro, ha una profumazione un po' di erbette, è una crema, si tiene 3 minuti in posa e senti un po' la pelle leggermente tirante. Quando andate a risciacquarla, io faccio una sorta di massaggio, diventa proprio una crema, si toglie in un attimo, non ho neanche avuto mai necessità di usare la spugnetta per rimuoverla. Lascia la pelle purificata, morbida, ma non è quel purificante che tira tantissimo, mi sta piacendo un sacco, la utilizzo circa 2-3 volte a settimana, anche perché vi ripeto, 3 minuti, quindi velocissima, e non ci sono scuse di non avere tempo, quindi veramente veloce. L'altro invece è il famoso siero Advanced Night Repair. Questo veramente è una sorta di pozione, perché con poche gocce la pelle è rimpolpata, ricompattata, morbidissima, idratata ma non unta. Come siero è veramente fantastico perché lascia la pelle super luminosa, cioè l'indomani mattina, soprattutto quando li utilizzo anche insieme, la pelle è super luminosa, radiosa, purificata ma allo stesso tempo ricompattata. Sono due prodotti che mi stanno piacendo tantissimo e che vi ripeto, quando li uso in combo proprio la differenza si nota. Poi un prodotto che è altro preferito, ma che non ce l'ho più fisicamente perché l'ho regalato a Teddy. Teddy è venuta a trovarmi, ci siamo fatti una settimana di vacanze e di mare e penso che ne avessimo bisogno entrambe. E solitamente quando Teddy viene qua a casa mia la riempio di cose, dico: guarda, questo può starti bene, tieni, usalo, prendi questo, prendi questo. Lei ha visto una palette, la palette di Zoeva che ho comprato a giugno. E diceva: che bella, alla fine il giorno prima di partire ho detto tienila, così quando la usi ti ricordi che qua comunque hai una seconda casa, hai una sorella che ti aspetta. E quindi io vi dico, la palette è strepitosa, bellissima, ed è la Cocoa Blend Lavolger, perché è quella piccolina e penso che me la ricomprerò perché veramente mi è piaciuta un sacco. Però ecco, non ce l'ho qua fisicamente, ma me l'avete vista usare tante volte su Instagram, ve ne ho sempre parlato. Se non mi seguite su Instagram vi lascio qua il nome del profilo. Quindi per la prima volta ho un preferito ma che non ho più fisicamente. La texture degli shimmer mi è piaciuta tantissimo, soprattutto di quello in basso a destra, che è una sorta di marroncino tortora bellissimo. Invece l'altro, l'illuminante, ha una grana un po' più grossa che tende un po' a cadere, però veramente la ricomprerei anche solo per quel colore perché è stupendo. I matte, c'è un marroncino e un color caramello che anche usati insieme si sfumano proprio da soli. Non avevo mai provato nulla di Zoeva e veramente la texture delle cialde mi è piaciuta tantissimo, quindi la riacquisterò. Altro preferito che ho ricevuto inaspettatamente da Garnier, ho ricevuto tutta la linea all'aloe, ve la faccio vedere se riesco, che è composta da quattro prodotti. Mi ricordo quando è arrivata ero super contenta perché non sapevo neanche che l'avrei ricevuta. E ho ricevuto shampoo e balsamo, cioè guardate, io sono già qua con il livello dello shampoo. Da quando l'ho ricevuto ho usato solo questi prodotti e vi spiegherò perché. Poi ho ricevuto questo trattamento perché non so bene che nome dargli. È una crema senza risciacquo anticrespo e idratante. E poi ho ricevuto la maschera della Hair Food. Io di queste possiedo già quella alla banana e quella alla papaya. Allora, la profumazione mi è piaciuta tantissimo, proprio buona, delicata, non è stucchevole. Quando ho ricevuto questi prodotti, molti di voi mi hanno detto: sono dei prodotti ottimi perché
lasciano i capelli leggeri e puliti. È vero, per quello io sto usando sempre. Lasciano i capelli estremamente morbidi, leggerissimi, come che siete appena stati dal parrucchiere. Perché comunque quando fanno la piega, tutti quei lavori che fanno loro, lasciano i capelli un po' più vaporosi e quindi si sentono super leggeri. Io veramente ad ogni lavaggio dico, cavolo, quanto sono leggeri i capelli, perché è questa sensazione che danno, e in più lavano molto molto bene, senza sgrassare troppo, senza essere aggressivi sulla cute. Io ne sono innamorata, anche perché in un mese, cioè, guardate quanto, e l'ho usato solo io, non l'ho fatto provare a nessuno, questo è mio, non l'ho fatto provare a nessuno. Ottimo, veramente una linea che mi è piaciuta tantissimo. E la verità, mi ha incuriosito un sacco questo prodotto, l'ho usato anche poco fa prima di iniziare a girarvi il video, perché è una crema idratante. Allora, io grazie a questo prodotto ho capito tanti altri prodotti, vi spiego. Quando io leggevo idratante non capivo perché, perché ho sempre pensato di aver necessità di nutrimento, perché comunque ho da sempre le punte un po' secche. Poi vabbè, adesso con l'estate, mare, sole, penso che a settembre una bella spuntatina gliela darò. Però questo prodotto io lo uso anche a giorni alterni, cioè lo uso sui capelli umidi e li lascio anche asciugare all'aria e i capelli non sono disordinati, perché proprio toglie l'effetto del crespo, li lascia ordinati. Ma lo utilizzo anche sul capello asciutto, perché proprio lo rende morbido e idratato. Cioè, ho capito proprio la differenza fra prodotti nutrienti per capelli e prodotti idratanti. Contiene gel d'aloe vera e glicerina vegetale, e altra cosa, non li appiccica minimamente, non li sporca, non li appesantisce. Io semplicemente mi basta un pump e basta. Veramente un prodotto ottimo. Balsamo e maschera, che ve lo dico a fa, io già queste le adoro, ne ho, vi ripeto, ne ho già due che ho acquistato in tempi diversi. Con questa, ottimo anche un bel impacco pre-shampoo, balsamo districa, ammorbidisce senza appesantire, e fra l'altro è anche un balsamo fortificante ed è senza siliconi. Invece la Hair Food, lo stesso, è vegana, senza siliconi, formula 98% biodegradabile e con oli vegetali. E fra l'altro anche lo shampoo è senza siliconi, una linea che io veramente vi consiglio a occhi chiusi, perché da subito me ne sono innamorata. Capelli leggerissimi, puliti a lungo, da avere. Sempre per capelli, un altro prodotto che mi sta piacendo molto, prettamente estivo, è questo spray della Gliss. Questo l'ho acquistato perché, come vi dicevo, ho terminato il mese precedente quello di Bottega Verde alle proteine del grano, e questo è un olio bifasico, cioè semplicemente va agitato prima dell'uso, ed è con estratto di fiori di monoi con filtro UVA e UVB. Lo utilizzo al mare sia durante l'esposizione che una volta fatto il bagno al mare. Lascia i capelli molto morbidi, idratati, e aiuta un sacco la pettinabilità, non so se esista come parola, però vi aiuta a pettinare i capelli e a togliere comunque quei nodi del sale. Questo l'ho provato anche sui capelli Teddy, che comunque è un capello molto più grosso del mio, è mosso, e anche lei è piaciuto molto, quindi penso che sia adatto anche a tutte le tipologie di capello. Poi ho ricevuto una collaborazione da parte di Uniqu, che è un'azienda che produce profumi, e mi hanno dato la possibilità di scegliere 6 fragranze differenti. Mi rendo conto che scegliere un profumo solo dalla scritta è difficile. Fra l'altro tutti i profumini erano contenuti all'interno di questi sacchettini in velluto, e mi hanno anche dato 2 confezioni praticissime da tenere in borsetta, perché basta fare così e si eroga il profumo, e per cambiarlo semplicemente si tira. Quindi ho ricevuto 6 profumazioni, questa è una delle mie preferite, si chiama Delina, cerco di spiegarvele. Come sito avete una scelta di oltre 350 fragranze, quindi immaginate quando io ero lì che cercavo di capire quale scegliere o meno. E in più vi offrono un abbonamento di, se non sbaglio, circa 17-18 euro al mese per ricevere delle fragranze. È un abbonamento che potete interrompere quando volete, fra l'altro spese di spedizione gratuite. E c'è anche un codice sconto che vi lascio qui, ed è un codice sconto del 25% per il primo mese. Allora, vi dico le fragranze che ho scelto. Questa è la prima che ho provato, mi è piaciuta tantissimo, ed è, vi dicevo, Delina, che mi ricorda vagamente Signorina di Ferragamo. Vedete, poi di ogni fragranza ricevete questo, così vi spiega che cosa avete scelto. È ovviamente un profumo floreale, sensuale, ecco qua, con rose turche, peonia, ha qualche retrogusto fruttato, c'è lici, rabarbaro, il bergamotto, vaniglia, muschio e
cashmere, non so cosa sia, però è un misto fra floreale e dolce, nulla di succhiato. A me piace i profumi abbastanza freschi ultimamente, e questo, la verità, uno dei miei preferiti. Poi l'altro che ho ricevuto è questo di Absolute Aphrodisiac. Questo è estremamente speziato, sa molto di sandalo, quindi lo uso proprio in piccole quantità, infatti basta vedere la differenza di quanto ne ho usato di uno e dell'altro, questo è proprio minima quantità. Poi, secondo me, il mio preferito è questo Malibu, guardate quanto ne ho usato, è un misto fra cocco e lime. Io un profumo così buono, così estivo, così... non lo so, non l'avevo mai provato. Questo è veramente, fra tutti penso, il mio preferito. Un altro che mi è piaciuto moltissimo è questo Erba Pura, ma vi dico che cosa all'interno, perché anche questo è floreale come Delina, ma un po' più fresco. Erba Pura, eccolo qua. Erbe indiane, fruity floral. Fra l'altro nel sito è molto facile scegliere la fragranza, perché basta indicare, esempio, cocco, vi dà tutti quelli che hanno fragranza di cocco, quelli floreali, o anche potete scegliere per stagione. Vedete, c'è proprio sul sito questo Perfume Finder, catalogo fragranze. Ah, trovato note di arancia, limone e bergamotto, la nota di cuore e frutti, la nota base sono ambra, muschio bianco, vaniglia del Madagascar. Buonissimo, veramente. Diciamo, i miei tre preferiti sono il primo che vi ho mostrato, questo al cocco Malibu e Erba Pura. Gli ultimi due invece, allora, Montale Old Legend non mi è piaciuto, mi ricorda un po' Terre d'Hermès, che è troppo forte, ci sa, è difficile scegliere un profumo. E l'ultimo è questo Welton Jasmine Sacre, penso che si dica, e ha le calde note del gelsomino armonizzato con le note dolci del neroli. Poi c'è l'ambra, rosa, note floreali con apricot narcotic accent, quindi qualcosa all'albicocca. C'è un accenno di patchouli, di muschio e di sandalo. Molto molto buono. Ripeto, spiegare i profumi per me è sempre stata una cosa molto molto difficile. Il più semplice è questo, perché sentite, solo cocco e lime mischiati insieme. Fantastico. Comunque vi dicevo, vi lascio giù nell'info box il sito e anche il codice sconto, nel caso se li provate fatemi sapere, perché sono estremamente curiosa. Ah, ecco, anche la spiegazione qua. Per Jasmine Sacre di Welton, fiori bianchi e rosa, elegante e sensuale. Questo lo tengo sempre in borsetta, anche perché vi ripeto, cambiarli un attimo si chiude, e lo tengo anche nella busta in velluto perché non mi va che si graffi. Il sito vi dà una mano gigante, potete anche mettere solo la stagione, solo l'essenza che vi piace. Io ad esempio ho sempre messo floreali e fresco come nota indicativa, perché sono quelli che preferisco, non metto più quelli dolci perché... ultimamente i profumi troppo dolci li trovo molto stucchevoli. Prima, da ragazzina, usavo solo profumi ultra dolci, crescendo si cambia. Poi, preferito che ho acquistato, e lo dico piano perché mi fa strano acquistare una crema, perché ne ho una caterba, perché ho letto a contenitore ci sono praticamente solo creme corpo, ma l'ho dovuta acquistare perché ultimamente tutte le creme che io possiedo sono nutrienti, e sarà il caldo, non lo so, ma le sento appiccicose. Io amo alla follia quella all'acero di Garnier, ma mi ricordo l'ho messa nelle spalle i primi giorni di mare, quindi ero più rossa, più arrossata, non bruciata, però mi serviva proprio un qualcosa di idratazione intensiva. Mi toccavo dopo un'ora e mi sentivo unta. Sono andata, mi sono rifatta la doccia e il giorno dopo sono andata con una mia amica, con Emma, a comprare una crema. Cioè, eravamo in giro peraltro, ho detto guarda, mi serve una crema corpo, e sono andata a sapone i profumi. E ho detto, vabbè, non voglio spendere una cifra assurda, non voglio spendere una cifra assurda, anche perché sono zeppa di creme corpo. Mi fa strano spendere anche quei 5 euro per una crema che magari uso solo momentaneamente, che poi rimane nel dimenticato io, perché in inverno mi serviva qualcosa di più nutriente. Annuso questa di Leo Crema all'aloe. Come l'ho annusato, ovviamente la solita imbranata mi è entrata direttamente qua nel piercing, infatti ho detto direi che segno, va bene. Profumazione stradelicata, si assorbe in un attimo, vi la faccio vedere velocemente.
non fa scia bianca, lascia la pelle fresca e idratata, vedete? Si assorbe in un attimo. Ed è proprio quello che stavo cercando, una crema dall'assorbimento rapido, senza che lasciasse la pelle unta. E qua dice, intensa idratazione per una pelle setosa e vellutata, idrata 24 ore. C'era anche quella a 48 ore, però no, sicuramente è troppo forte. E contate che sono già a qua. La sto usando tutti i giorni. Contate che con questo caso sono arrivata anche a fare due dolci al giorno, quindi a mettere due volte la crema. Quindi questa penso che la finirò abbastanza velocemente. In più mi ha dato anche una mano Teddy quando era qua, che lei è anche più costante di me con le creme. Ah ecco, contiene aloe vera, vitamina E e proteine della seta. Ottima, se cercate una crema senza volerci spendere un occhio della testa, reperibile ovunque, ma perfetta per l'estate, io questa ve la consiglio proprio di cuore. Sapete che io non amo le creme, quindi immaginate cosa vuol dire per me consigliarvi una crema. Altro preferito, e poi passo ai bocciati perché ce n'è uno, due, tre. Allora, mi fa strano, ma ho uno smalto. Me l'avete anche chiesto negli ultimi video qual è questo smalto, qual è questo smalto. Oggi, per esempio, non ce l'ho, ma va bene. Ed è questo, il Color Boost di Essence, nella colorazione 07 Instant Feeling. Allora, visto così sembra chiaro e sembra molto un po' lilla, un po' rosa. Una volta steso e che si asciuga è questo bel color porpora. Mi piace tantissimo. Volevo metterlo prima di girare il video, però dovevo girare il video del Get Ready With Me, stendere tutto. Ho detto, se mi metto anche lo smalto me lo sbecco in un attimo. Però ce l'ho nei piedi e dura tantissimo. Basta una sola passata, infatti c'è scritto one coat and go, non è necessario proprio fare la seconda perché il colore è pieno e saturo fin dalla prima applicazione. Spero li troviate ancora, anche perché mi ricordo avevo mandato un messaggio ad amica e ho detto ho appena comprato uno smalto e lei, amica ma stai bene, io non compro mai smalti, o metto le tipo o faccio il semipermanente, però questo colore, non so, l'ho visto lì, lo guardavo e dicevo mi potrebbe piacere e l'ho acquistato, ma l'ho usato quest'estate per la prima volta, ce l'ho forse dallo scorso autunno. Classica me. Finito con i promossi, comunque finito con i preferiti, iniziamo con i bocciati. Mi metto tutti vicini. Dunque inizio da questo, penso ve lo sarete anche immaginato. Ed è la Pomade Brow Perfect di Cian. La boccio perché non si asciuga neanche in 5-6 ore. Cioè se voi la applicate, vi toccate, è ancora umida, cioè proprio vi lascia il segno, quindi non posso permettermi di usare un prodotto che non so quando si asciuga, non mi posso toccare, magari sono distratta, non esiste per me. È estremamente fluida, troppo fluida, ripeto, non si asciuga, quindi dovete stare molto molto attente, magari fissarlo con la cipria perché molti di voi l'hanno comunque acquistata. Infatti mi hanno detto cavolo, allora ho preso una fregatura, raga. Non siete le sole, l'ho presa anche strafregatura, ho provato più volte a utilizzarla, ma purtroppo strambocciato. Vi ho recensito questi prodotti, fra cui anche questo, e vi lascio qua il video. Secondo bocciato, questo contorno occhi di Alchemilla. Mi dispiace per questo, ma fra l'altro è stato un regalo di compleanno. Ecco, adesso si vede, sono arrivata fin qua a utilizzarlo, quindi lo uso da mesi, non finisce. Allora, due pecche. Questo è un contorno occhi biologico di Alchemilla, che è lo stesso marchio che io stramo per i balsami labbra. Si chiama Elisir Contorno Occhi, è un trattamento borse e occhiali effetto lifting. Allora, l'effetto lifting non c'è, non migliora né le borse né le occhiaie. Io non soffro di borse, ma ho delle occhiaie parecchio evidenti. Non ha cambiato un minimo la situazione, ma secondo me un fattore più scomodo è l'applicatore. È in roll e voi non potete immaginare quante volte facendo questo mi sono pizzicata la pelle perché si incastra in questo punto qua. Quindi per far uscire il prodotto bisogna stare parecchio, così lo tengo sempre a testa in giù perché se no devo fare così per mettere il contorno occhi. Esce poco prodotto e questo è il motivo per cui ci sto mettendo mesi e mesi a finirlo. Penso che lo sbolognerò a mia mamma che ha più pazienza di me. Però veramente è scomodo l'applicatore e quindi scende poco prodotto, bisogna stare parecchio così e il più delle volte mi pizzico. Quindi bocciaterrimo, mi spiace perché ripeto è un regalo. E fra l'altro è un regalo che avevo richiesto io perché alcune mie amiche sono a conoscenza della mia wishlist. Ci sono dei prodotti che magari io dico ok lo vorrei comprare, me lo segno e mi dicono Fede che cosa hai nella tua wishlist? Quindi io mando la wishlist e dico prendi quello che vuoi, un prodotto senza spendere.
anche perché mi conoscete, acquisto praticamente, se non in rare occasioni, solo prodotti low cost, quindi mi spiace perché, ripeto, è un regalo, fra l'altro che era nella mia wishlist perché avrei voluto provare da tempo. Terzo bocciato, questo mascara, questo mi è proprio andata male, 3 bocciati, ed è il Voluptuous False Lash Effect di Max Factor. Allora, questo l'ho acquistato relativamente da poco, a 3,90€. Ho detto, vabbè, chissà che roba è. Cioè, che scovolino è? Gigante! Allora, setole in elastomero, a spirale, che ha anche le setoline qui, quindi come scovolino, a parte la grandezza, ci potrebbe anche stare, ma non crea volume. False Lash Effect non esiste. Devo fare almeno 4 passate e, non contenta, magari devo aggiungerci un altro mascara. Perché sto lì e aspetto, il volume non arriva. E un'altra cosa che non mi è piaciuta, essendo comunque un mascara con uno scovolino così gigante, spesso mi gratto la rima interna superiore, quindi come faccio questo sento proprio il graffietto, che è una cosa abbastanza fastidiosa. Ha un odore che è un misto fra chimico e dolce, però la cosa peggiore è che non crea volume. Ripeto, faccio tante passate, tante, a dirle io che faccio tante vuol dire proprio tante, ma poi una volta finito non sono comunque soddisfatta dell'effetto. Quindi uso un altro mascara di quelli sicuri, magari uso il Total Temptation o uso il The Falsies, in un attimo gli dà un attimo di vitalità. Quindi questo bocciato. Bene, miei cari, questi erano tutti i prodotti che più ho amato a luglio, vi dicevo, ce n'erano veramente tanti. Se avete provato qualcuno di questi prodotti, fatemelo sapere nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Io vi saluto, vi mando un bacio gigante e ci vediamo nel prossimo video.